Un panino, ma... È come la schiscetta, un panino! No, la schiscetta... ma hai rotto il microfono! Ti dà giusto il microfono. Anche a me. No, Cazzo! La schiscetta è una cosa, ma è andata mai, l'altra sei cosa. Sei andata a vedere una partita di pallone, che ti hai buttato? La schiscetta è quella che poi va dentro nell'acqua, la devi scaldare. Ma cosa dici? Oh, ma c'è sì! Micro, ma che micro... Vado? Siamo nella redazione di Fanpage. Chi ma fa? Quelli che lavorano a Fanpage hanno portato le schiscette e noi dobbiamo assaggiarle. No, se sono buone mangiamo pure. Presenta la prima schiscetta. Terribile. Guardateci, presenti lei. Che cosa fai nella vita, chi sei? Ah, la giornalista. Oh, crocca le... Infatti questo mi sembra un omicidio più che un piatto. Subito che partiamo male, perché qui c'è uno sbilanciamento degli ingredienti. Cioè una tonnellata di pistacchi e un pezzettino di salmone così. Posso dirti una cosa? Che gusto. Cioè io, se devo mangiare una pietanza così piccola, poco, io non inizio nemmeno. Cioè... Il profumo è gradevole. E se l'anima gentile... È un incidente stradale, non è un piatto. Come siete proprio cattivi. Comunque, dai. Sicuramente sotto il punto di vista nutrizionale è meglio che un panino. Secondo me voi meglio non lo sapete fare. Vai, next! Qualcosa di colorato, molto bene. Marco, da dove sei? Marco, sei un creativo te. Dimmi, Marco, non c'avevi voglia di fare un cazzo di sera? E si mangia così o si mangia? Perché sarebbe bellissimo anche... Vera che roba, una lasagna, guarda. Quindi il basilico l'hai trovato qua, piantato da qualche parte. Gliel'hai rubato alla signora dalla finestra. E comunque si presenta benino così, vedi, ma non te... Perché? Sì, ma non è fatto niente. Oh, ma non ha fatto niente, raga! Dai, taglia. Vai. No, tagli te, io sopra adatto, non la voglio rovinare. In tre di noi abbiamo pagato più attenzione a questo piatto che lui ne ha pagato a farla. Ma non te l'ha mai insegnato nessuno che esistono i condimenti, un filino di olio? Li hai lavati i pomodori? No. No, chiedo, eh. Ma sai, fanno cronaca nera, fanno cose così, per cui devo essere un po' sul depresso. Non è che devo essere contenti. Signorina, venga avanti da questa parte. Wow! Zucca. Di zucca, carote e patate con fiocchi di crescenza. No, aspetta, sti fiocchi mi devi spiegare, perché fiocco? Fiocchi, perché... Che fiocco? Ma hai visto un fiocco come scende nel cielo così? È quasi un'ispirazione, fiocco. Così è leggero, così. Questa è una... Sai quando vai all'ospedale che ti danno quelle minestrine prima dell'intervento chirurgico? Ecco, questa qui. Ma tu meglio non la sai fare, che parlate? Ma Tonino, non essere offensivo, come meglio non assalto? Vabbè, voi mi state massacrando! Non essere offensivo! Ma io penso che sia questo qui l'idea, che siamo mica venuti qua di ma che bravi! No, giù manè! Sì, ma questo non è buono, si è mangiato 4 cucchiai! Chiara, è buono! Chiara, allora questa ce la lasci qua oggi, fai una bella dieta e ce la mangiamo noi! Next! E lei chi è, signorina? Presidente, giornalista di Fanpage. Vediamo. Quindi nella vita fa la gioco. Sembra che deve andare ancora in cottura. E quando l'hai cotto questo stamattina? No, adesso gli ho dato una scaldatina. Al microwave. E beh, perché è anche giusto che fa una cosa che poi vada nel microwave che diventi. Che ma non si la rovini. A bagnomaria prima. No, ma tu non l'hai mai visto? Le schiscette, cioè, ma veramente siete due ignoranti, se non sapete cosa sono le schiscette. Si vede che non avete un background come il mio, che è figlio di operai, che siete due, questo figlio di un gran cuoco, te, figlio di un ingegnere. Sei fidanzata te? No. Stai cercando un fidanzato? Possibilmente. Sì? Guarda, c'è anche, fa anche fondente, oh. E comunque state mangiando il pranzo? Lo posso cucinare per prenderlo per la gola o meglio di no? Se attendi un attimo che l'assaggio. Mi saresti fidanzato, non lo troviamo. No. È un po' asciutto com'è. Manca la cazzimma del gattò. Un po' unto voleva, un po' grasso. È un gattò, è un gattò che è arrivato a Milano. Ah. Ci mancava un risottino. Sì, non è un risottino, ma tu non ci vedi nemmeno. Scusate. Risottino. Scusate, proprio come. C'è un pelo. Dove? No. Guarda la dietro, c'è un pelo mio. Ci sono tutti. Perché le nucciole? Perché sono del Piemonte, volevo dare un. No.
una marca del mio territorio. Sono che del questa storia qui, adesso a parte il scherzo, ma è colpa nostra. Che uno vuole dare è colpa nostra. Il colpo del colpa tua. Tu hai come hai da 10 anni e gli rompi tutta la gente. E devo dire che è un po' scoraggiante il look, eh. Non è appassionato. Ma non è appassionato, non fa venire voglia proprio di dire che adesso me lo comunque mangio. Mi sembri cracco quando annusi le cose, ma vuoi smettere? Cos'è? Mozzarella? No, è crescenza. Crescenza. Si vede che c'era un po' di crescenza in giro da qualche cosa, ci hanno messo tutti un po' di crescenza. Il piatto c'ha i suoi problemi sicuramente, ma c'hai un bel dono nel dosare gli ingredienti. In bocca è buono, come gusto. A mezzogiorno lo butti nel microonde 20 secondi, poi lo tiri fuori e lo mangi, è meglio che mangiare un panino. Scusate, non sa di niente. Mangi un po' di formaggio, nocciole, perché tu non mangi le nocciole. Non mangi il formaggio? Non mangi il formaggio. Ma il formaggio lo mangio. No, non l'hai mangiato. No, l'ho mangiato. No. No, la crema di zucchero chiamana, è migliore. Comunque a me e Giorgio piace. E questi cosa sono? Farfalle, coriandoli. Mi racconti la storia di questo coso? No, aspetta, devo farti una domanda. Arrivi al lavoro, pausa pranzo e te mangi questo? Sì. Sta dicendo che mangi tanto e c'è una linea perfetta. Questo, a parole erano queste che hai pensato? Secondo me è molto valida di questo piatto è il pesto alla genovese fatto col mortaio. Però non sono panzotti quelli. Fate tutto nero, si vede. E beh, insomma, la pesto la fa scaldato, poi l'ha raffreddato. Dai, tu prendi ancora più. Voi a me non me lo dici. Cosa intendi? Scusa, calma, okay. Ma piglia San Gennaro, no, Andiamo a prenderne uno magari sotto che è rimasto un pochettino più un po' meno nero, un po' meno asciutto degli altri. È un peccato perché hai ragione, il pesto non è terribile. Vince la zuppa. Ma assaggiare qua, no, aspetta. Lo dico io, adesso mi rimani male tu. No, io non ripeto quello che lui sta pensando. Scuccia. Buon appetito per oggi. Allora, consultiamoci. Secondo te, Antonino Cannavacciuolo. L'unico che non ha criticato la zuppa di zucca, l'unico che non l'ha criticata, che ho detto che il piatto era buono, quello vince. Ok, zuppa. Per te? L'hai già detto, zuppa. L'hai detto già che... Già l'hai detto. Cosa fai finta di pensare? Siete due deficienti. Sì, la zuppa. No, no. Se dovessi mangiare con voi qui, mangerei la tua zuppa. Grazie. Io ho sentito un tuono comunque prima, è volato, quando uno ha saltato. Io. Ascolta, vai, per favore, vai. Prima che cambiamo idea. Bene, ciao. Perfetto. A tutti. Grazie. Allora, la spicciata, tu devi partire con... Cioè, è una cosa fatta a strati, che poi tu, quando arrivi al lavoro... Sì, quando tu arrivi al lavoro gliela dai a un tipo, che c'ha il tuo numero, poi lui, boom, te la mette nell'acqua bollente e te la fa scaldare. Per cui devi... Ma che film ti sei? Ma tu stai battendo! Ma te sta la Londra ti fa male! Ma te tu, ti fa male! Io ti ritiro il passaporto! Ma te ti fa male! Ti ignoranza! Ma se c'è a Napoli, muratore porta una pasta e fa solo un... E il pane dentro, ma la cosa pane? Dentro... Il pane a parte! Ma no, non capisci proprio niente. Ma sì, a Napoli sicuramente la schiscetta sarà una pizza a Napoli, che cazzo che sia. Cioè la schiscetta proprio quella degli operai. No, 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 no.